Principo, magari stai innanzi a te, ma che è successo? Non è una danina, non si vede un'anima! E non vi preoccupate, abbiate fede. Pace e bene, fratello. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito! Meno male, lo primo cliente! Upata te, mi ci stai aiutando. Cari fratelli, mi manda il Signore. Ah, sarà che il ruba lazza a fianco, ci parla sempre i clienti. No, il Signore. Ah, che il ruba prima piano, capito? No, più su ancora. Ah, quello del secondo piano. No, 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 ancora più su. Ma quanto piano è il suo palazzo? Chi vorrei piano te? No, mi manda il Signore dei Cieli. Ah, sarà cocco pilota d'aereo! Ma perché tenete conoscenza a capo di china? Cioè, sicuramente qualche cliente. No, allora forse non mi sono spiegato. Mi manda il Signore. Ma come Gesù Cristo senza croce? Oh, padre! E la croce? La porto io sulle spalle per voi. Ma che dici, ci faccio portare pure la croce a Guglielmo? Padre, che volete mangiare? Ma io non sono venuto qua per mangiare. Io sono venuto qua per nutrire lo spirito. E vabbè, padre, ma... E allora che possiamo... non lo so, che possiamo fare per voi? Dite. Niente, io sto raccogliendo fondi per la fame del terzo mondo, vedete? Io ho qui tutto l'elenco delle persone che mi hanno già dato il loro contributo e sono vostre persone che conoscete. Infatti ci sta la lavanderia che ha dato 500 euro, ci sta il salumiere che ne ha dato addirittura 400, il bar che ne ha dato 800 euro e via via tutti gli altri. Voi penso che conoscete questa gente che ha un cuore così grande, penso che anche voi, allora offrite anche voi la vostra, il vostro obolo, la vostra offerta. E di questo il Signore sempre ve ne sarà grato. Con tutto il cuore. Mi tengo ancora i tacchini di 2 giorni fa, però si è mantenuto, c'è un cartame e c'è un ramo. Tengo ancora delle uova che non le ho fatte ancora, però sono buone. Tengo un sacco di robe da cucina, ci prendiamo qualche busta di latte a lunga conservazione. Ci sta un sacco di pasta, riso, quello che volete, padre, parlate e vi serviamo. Forse, fratelli, non mi sono spiegato. Io ho bisogno di roba che non è non so perde praticamente. Ho bisogno di roba, ho bisogno di liquidi. Allora pigliamo un po' di liquidi, olio, aceto, 4 bibite di Coca-Cola arrangiata, un po' di roba liquida. Ma forse non avete capito. Io oggi ho bisogno di carta e soldi. I soldi. Vabbè, ma se è per la beneficenza, allora diamoci qualcosa di semplice. Dateci qualcosa. Dateci. E tu che c'hai? Caccia. E che c'entra? Come che c'entra? Caccia, vedi che cosa c'hai? Ci gli diamo quello che... Non lo so se bastano 50 euro, padre. Bastano. Mister, questi tu è sparito con meno fantasia. Principale, ma chi lo prende? Se non sbaglio, teneva la fede. E beh, se non c'ha la fede, lui che è un prete. No, teneva la fede in Gopporite, chi l'ha sposata? Ma sarà un prete americano. Americano! Americano! Oh, brugliato! Ce l'ha fatta! Tanta volta!